Buongiorno, in questo video vorrei parlare di sistemi elettorali e quindi di riforma elettorale. Sappiamo che in questi giorni è stato nominato ed eletto il governo Monti. È probabile che in questi tempi si dovrà anche mettere a punto un sistema migliorativo del sistema elettorale. Noi sappiamo che nella Prima Repubblica il sistema prevalente era essenzialmente proporzionale con preferenze, sappiamo gli effetti, quindi voto di scambio perché gli eletti in qualche modo devono mantenersi i propri elettori, inoltre scarsa rappresentatività perché non si sapeva poi in definitiva chi era il nostro rappresentante al Parlamento con cui prendersela qualora i programmi che ci aveva presentato non siano stati, diciamo, mantenuti, e questo è un problema che chiaramente si è manifestato anche nel prelievo, insomma, nell'ultimo attuale sistema elettorale. E quindi oltre a questo si aggiunge il fatto che con il proporzionale è molto probabile che per quanto si possano introdurre delle barre d'ingresso, 4%, molto probabile che ci sia una frammentazione dei suffragi. Sostanzialmente tutti gli italiani, cioè, sono uno la pensa diverso dall'altro e quindi in qualche modo c'è una tendenza a voler premiare le minoranze. E quindi ci aspetteremmo una condizione proporzionale sia con preferenze sia prive di preferenze come attualmente, per la prossima tornata elettorale almeno 5-6 partiti, cioè di conto Lega, PDL, Unione di Centro, PD, Italia dei Valori e forse Vendola. Il risultato è che molto probabilmente nessuno dei due, schieramenti o partiti di sinistra o di destra riesce ad avere una maggioranza sia alla Camera o al Senato senza l'Unione di Centro. Quindi, il risultato è che praticamente avremo una democrazia bloccata come quella fino agli anni 90, quindi con un partito che qualsiasi cosa faccia non può essere eliminato, essenzialmente al meglio, diciamo, può saltare da una parte all'altra, però senza la sua partecipazione spingerebbe a un governo PD-PDL che per definizione giustificabile solo in queste condizioni, diciamo, un pochettino particolari. Poi che vedrebbe tra l'altro l'Unione di Centro all'opposizione, quindi diciamo poco probabile. Quindi vediamo che il proprio prossimo sistema, se non riformato, creerà, diciamo, gravissimi problemi alla governabilità e alla condizione dello Stato nella prossima tornata elettorale. Quindi come riformarlo? Una delle ipotesi è tornare al Mattarellum, quindi all'uninominale con correzione proporzionale o meno, però ci ricordiamo cosa è successo, il motivo che ha spinto in qualche modo Berlusconi a riformarlo, che le due parti si spartivano tra le componenti i seggi, quindi essenzialmente PD a quell'epoca col PDL, con la Lega e con Fini, con l'Alleanza Nazionale, dall'altra parte PD con Bertinotti, con Sinistra Libertà, eccetera. Quindi praticamente avremmo una suddivisione dei suffragi tra partiti della stessa coalizione suddivisione, diciamo, dei candidati tra i partiti di una certa coalizione sulla base dei sondaggi. Perché praticamente come facciamo a sapere quant'è la rappresentanza politica della Lega o del PDL o dell'IdV o del Partito Popolare prima di aver fatto le elezioni che dovrebbero portare a questo risultato. E quindi ci si fida in qualche modo, dice io ho 10 candidati, tu ce n'hai 20, però poi magari si scopre che quello che ne aveva assegnati 10 magari è al 5% e quell'altro ha il doppio di quello che
aveva pronosticato. Chiaramente non abbiamo una rappresentatività straordinaria, perché addirittura se si sbagliano i sondaggi c'è il rischio che un partito, se fanno delle stime sbagliate su un certo partito, gli si danno più rappresentanti di quanti corrispondono ai suffragi che riceverebbe, con il risultato che praticamente ha molti più rappresentanti di quelli dei voti corrispondenti. Diciamo, non va bene per l'Italia, no? Non riduce certamente la frammentazione, sicuramente allontana sia la rappresentatività e sia in definitiva la governabilità, perché poi alla fine ognuno libero per sé, perché alla fine, per quanto si sia fatta un'alleanza per dividersi i collegi tra due partiti, poi una volta che sono eletti si può ricreare un'altra volta la frammentazione che vediamo ora. Ovviamente qua tratto un attimino di lato il discorso del vincolo di mandato, ovviamente se ne parla di abolirlo, però è chiaro che ha poco senso, cioè di permettere di abolire la possibilità di cambiare gruppo parlamentare. È chiaro che in quel caso le elezioni sarebbero quasi inutili, cioè basterebbe solo nominare un rappresentante, un governo, e praticamente l'opposizione sarebbe fatta solo da una persona. Non va bene, quindi insomma questa cosa, diciamo, la possiamo pure mettere di fianco. Quindi che cosa fare? Essenzialmente, avendo scartato il proporzionale, avendo scartato il nominare maggioritario, creare un meccanismo indiretto, quindi mediante dei delegati. Qui si fa riferimento al sistema americano, per quanto sia stato ormai, diciamo, stratificato, perché i delegati in qualche modo prima di essere eletti già si sa per quale rappresentante voteranno. Invece qui pensiamo all'individuazione di un certo numero di metrapensée, diciamo, quindi giornalisti, professori universitari, scrittori, studiosi in qualche modo, che si candidano per diventare dei delegati. Quindi gli elettori in una certa zona, gli elettori quindi voteranno per questi delegati, per i delegati a cui non si chiede chiaramente nessun tipo di responsabilità di governo e a cui peraltro non si tributa alcun compenso, a parte forse un gettone nella fase iniziale, nella fase, diciamo, elettiva. I candidati che raggiungeranno maggiori consensi potranno selezionare a loro volta i parlamentari. Quindi essenzialmente ciascuno di questi metrapensée porterà nella votazione, essenzialmente porterà nella selezione dei parlamentari i voti, le deleghe che ha ricevuto. Quindi essenzialmente un giornalista ha ricevuto 40.000 deleghe e a quel punto voterà queste 40.000 deleghe su un candidato, su uno o più candidati, questo poi non è detto, potrebbe essere uno. E a quel punto i candidati che avranno ricevuto più voti su base proporzionale saranno votati. Quindi questo qual è il vantaggio di questo sistema? In qualche modo che la rappresentatività viene garantita da questo doppio livello. Essenzialmente l'elettore conosce il giornalista, il metrapensée, diciamo, e quindi lo può sollecitare in caso di problemi, può sollecitare chiaramente in caso di cattivo governo, però molto più, con maggiore difficoltà per pretendere l'assunzione di un nipote, diciamo. E a sua volta diciamo, l'intellettuale solleciterà sulla base, diciamo, delle richieste dei cittadini il politico. Il politico sarà in qualche modo tenuto stimolato da questa sollecitazione, diciamo, selezionata in qualche modo,
E chiaramente questi rappresentanti potranno essere anche ovviamente sindacalisti, potranno essere, diciamo, chiunque si potrà candidare a essere delegato. E questo, diciamo, quindi il vantaggio appunto della rappresentatività è dovuta al fatto che comunque i voti, diciamo, arrivano in blocchi molto più robusti rispetto al voto singolo. La governabilità, la rappresentatività appunto da questo doppio livello. E quindi ci possiamo aspettare che in questo caso vengano selezionate anche delle persone, diciamo, maggiormente competenti, che l'influenza dei partiti possa in qualche modo essere ridotta. E chiaramente sì, diciamo, ci avviciniamo a quel principio della devolution, essenzialmente dell'avvicinare il governo al popolo piuttosto che il popolo al governo, che informa la riforma federalista. Un caro saluto e commentate sotto se desiderate.